Non ho parole per prima cosa, non riesco a capire perché chi è che gioca una squadra che si è appena salvato, che viene a giocare contro il Milan già salva, addirittura col coltello proprio fra i denti cattivi fino all'ultimo minuto che con le altre si spostano. Una cosa incredibile, poi complimenti a Calvarese ieri che potrebbe averci buttato fuori dalla Champions. Rigore inesistente al 90esimo ieri, che non ho detto un cazzo perché ero convinto di vincere oggi. Ho detto provo a fare lo sportivo, ma oggi non faccio lo sportivo. Quando vedo che lo Scansuolo si scansa contro la Rube e quando vedo questi qua già salvi che vengono col coltello fra i denti. Poi arrivano anche i nostri demeriti, arrivano. Perché poi arrivano anche i nostri demeriti, perché sta parità qua era da vincere. Va bene che loro hanno giocato belli tranquilli, hanno giocato perché non c'avevano un cazzo da perdere, perché erano già belli che salvi, hanno fatto anche la festicciola a fine partita, ste merde, capito? Perché hanno giocato col coltello fra i denti. Agnelli, quanto gli hai proposto? Perché sicuramente gli avrai proposto qualcosa, sporco indegno come sei. Adesso bisogna andare a Bergamo a vincere adesso. Quelle partite così, con questi qua che non giocano a pallone, che si chiudono e ripartono e basta, i 9 dietro nella palla. Ti manca Ibra e ti viene a mancare il 90% comunque sia dell'attacco, perché Rebic è un giocatore forte nelle ripartenze, Leao anche, e non c'avevamo là davanti una punta. Adesso, come si dice e si suol dire, la trama si stracomplica completamente adesso, perché sono sicuro che il Bologna, figurati, si sposta con quelli lì. Figuriamoci se non si sposta. Però c'è da dire un'altra cosa, abbiamo ancora il destino nelle nostre mani, cari signori. Abbiamo il destino nelle nostre mani. Una cosa che mi rende, diciamo, leggermente positivo è che noi in casa facciamo fatica e in trasferta, invece, devo dire che abbiamo. Scusate, in casa facciamo fatica, in trasferta, invece. Stavo pensando già, scusate, a Milan-Atalanta, sono incazzato nero perché se Eric Alvarez non va al VAR, va a vedere quel fallo per l'Inter che gli dà il rigore a loro. Noi oggi stiamo già a festeggiare la Champions, vedete? Avete visto? Avete visto cos'è successo? Avete visto cos'è successo? Quella merda lì ieri combina il casino e adesso noi siamo nella merda. Le cose positive sono due. Uno, che l'Atalanta gioca mercoledì contro le merde e va bene. Primo. Secundis, che è già qualificata comunque, perché l'Atalanta è già qualificata. Quindi abbiamo due punti a vantaggio, però questi qua sono due punti che più che l'Atalanta gioca con la Juve, che potrebbe essere stanca, che ha giocato ogni 3 giorni, che il resto. E vi spiego anche perché, signori miei. Perché, come abbiamo visto, stiamo sul cazzo a tutti. Stiamo sulla minchia a tutti, stiamo. Non ho mai visto una squadra che viene a sapere che già matematiche, che gioca con questa cattiveria, proprio con questa. Hanno fatto il loro mestiere, per l'amor di Dio. Tanto di cappello al Cagliari, per quello è. Però non capisco perché questa cattiveria del cazzo non ce la mettono contro altre squadre. E me la ce l'ho sullo stomaco questa cosa. Oltre ai nostri demeriti, perché oggi stasera la squadra mi ha deluso. Io oggi sono veramente deluso. Signori miei, io stamattina carico il della Champions e voi vi cagate addosso quando entrate in campo e nella partita decisiva. C'ho un blocco allo stomaco che adesso sarà una settimana d'inferno! Sarà una settimana d'inferno adesso! Puttana di quella. Non sono sulla piattaforma viola, quindi non posso neanche bestemmiare. Io ero già pronto stasera ad andare a letto, invece no! Siamo ancora qua fino alla fine, cazzo! Adesso vediamo chi ha le palle e chi non ha le palle. Perché giochiamo contro una squadra che è già qualificata. Se vinci, siamo secondi. Se pareggi, siamo a casa. Perché tanto gli altri, il Verona con Napoli, favore, non te lo farà mai. Mettetevelo in testa. Adesso siamo terzi a pari merito col Napoli avanti con gli scontri diretti. Ma cosa pensate? Che il Napoli ti regala, che il Verona gli fa punti col Napoli che non vince da Natale? Adesso non ci sono calcoli da fare. Voi pensate che il Bologna faccia punti con quelli lì? Che contro quelli lì c'è gli Agnelli in tribuna che li controlla. Li controlla tanto, li controlla, non controlla i suoi, controlla gli avversari che comunque sia qualcosa devono fare, in più la camicetta gialla. Calvarese, sei una merda, guarda, eri uno dei pochi che rispettavi, sei una merda, sei. E qua nessuno, però non voglio sentire niente sui nostri demeriti, perché la prima responsabilità di stasera è nostra, o siamo mancati con le gambe, o non c'eravamo con la testa, o ci siamo cagati in braghe. Sono tre le cose, oltre al gran cazzo di partita che questi qua hanno fatto.
Grandissimo Gigio Donnarumma, migliore in campo in assoluto, che se non c'era per Gigio perdavamo anche oggi. C'è anche da dire questo, perché ha fatto due interventi, il secondo soprattutto, veramente da grandissimo portiere. E su questo non si può dire niente, perché stasera ci ha tolto una castagna al fuoco. Ragazzi, davanti non abbiamo fatto niente. Ragazzi, davanti Stefano Pioli, anche tu però. Sto cazzo di Mandzukic, ma mettimelo dentro dall'inizio, mettimelo, non dall'inizio. Dal secondo tempo a mezz'ora, Stefano, mettimelo dentro, Che cazzo vuol dire che me lo metti dentro l'88esimo? A sto punto non metterlo neanche più, a sto punto. Quello che fa rabbia, che era tutto nelle nostre mani, ed è ancora nelle nostre mani, però ci andiamo a complicare adesso una clamorosa situazione, perché si sa che quelli di Bergamo ci sputeranno il sangue per arrivare secondi. Sputeranno il sangue. Gasperini, pensi che ti regali qualcosa, Gasperini? Gasperini, se pensate che ci regala qualcosa, voi non avete capito proprio un cazzo. Perché giocheranno col coltello fra i denti proprio, fra i denti giocheranno. Col coltello proprio qua giocheranno. Quella merda di Calvarese, sei la merda! Io veramente di soffrire non è... Non è... Veramente, ragazzi, stagione bellissima, ma... Io veramente mi vedo a sentirmi male, perché... Adesso abbiamo una settimana che loro giocano, noi no, da preparare la partita. Adesso non mi ricordo neanche se giochiamo domenica, sicuramente, se loro giocano mercoledì. Giocheremo domenica. E per noi sarà una finale. Sarà una finale domenica. Il pareggio non va bene. Speriamo che prima giochino le altre, così anche entreremo comunque in campo, che abbiamo soltanto un risultato a disposizione. Come al solito, molto fortunati, si fa male Ibra contro la Juve, partita praticamente quasi già vinta. No, eravamo 1-0, per già vinta un cazzo. Non siamo stati fortunati quest'anno sul capitolo infortuni. Ibra si è fatto male a Napoli, che eravamo in vantaggio, lì che eravamo in vantaggio. C'è da dire che non siamo stati fortunati, ma oggi la squadra è entrata in campo molle. La squadra è entrata in campo molle. Perché se noi giochiamo come sappiamo, io riesco a capire sto cazzo di coso mentale che abbiamo a San Siro. Non riesco a capire sto cazzo di coso mentale che abbiamo a San Siro. Non lo riesco davvero a capire che cazzo abbiamo a San Siro. Non riesco a capirlo. Mi viene a piangere, mi viene. Cioè, Godin ha fatto la miglior partita dell'anno. João Pedro ha fatto anche una gran cazzo di porta anche lui. Pavoletti era indemoniato davanti, sgomitava a destra e a sinistra. C'era entrato che non ha mai giocato in prima titolare, ha fatto la miglior partita dell'anno. Nainggolan, l'imbriacone pure, ha fatto la miglior partita dell'anno. Ma siamo stati anche noi che le abbiamo fatte fare, però. Parliamo di stanchezza. Vabbè, abbiamo fatto 3 partite praticamente in 7 giorni, ok? Ci può stare. Ma quante volte abbiamo fatto 3 partite in 7 giorni, cazzo? Quante volte abbiamo fatto 3 partite in 7 giorni, ragazzi? Che cazzo? Sono 3 le cose. O loro hanno fatto la partita della vita, o noi non c'eravamo con le gambe, o ci siamo cagati addosso, o tutte, secondo me, tutte e 3 le cose. Queste 3 sono tutte e 3 le cose. Ragazzi, dipende ancora da noi, eh. Dipende. Voi adesso sapete cos'è il mio incubo? Farmi questa settimana! Farmi questa settimana! Farmi questa settimana del cazzo! Questo è il mio incubo! Troia Eva! E questo è il mio incubo, cazzo! Non so più che cosa dire, guardate. Scusate che sono uscito così dalla live, non so neanche cosa dire, guardate. Davvero, non so che cosa dire, sono distrutto mentalmente, moralmente. Adesso, ovviamente, Stefano, è il momento che dimostri a tutti quanti che tu vali veramente il posto che c'è in quella panchina, perché io credo in te, credo nei ragazzi. Andiamo a giocare contro la squadra più in forma del campionato, contro una squadra fortissima. Però ragazzi, sta a noi. Loro sono già passati, noi no. Se poi aspettiamo gli aiuti degli altri, buonanotte che l'erba cresce, campa a cavallo. Boh, detto questo ragazzi, prepariamoci all'incubo della settimana e basta, non ho nient'altro da aggiungere. E poi naturalmente complimentiamoci ancora con Calvarese di nuovo, che praticamente
quella decisione di settimana scorsa da incompetente, voglio vedere adesso se lo fate. Io voglio vedere, guai a voi se voi fate ancora arbitrare Calvarese in Serie A dopo quello che ha fatto ieri. Dopo quello che ha fatto ieri, ste merde, voglio vedere come cazzo va a finire. Ragazzi, non c'ho neanche la forza di star qua, sarà una notte lunga, non vado neanche a correre che non c'ho voglia. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata, un cazzo.